Allora, buonasera a tutti, siamo qua con Roberto Emanuelli che è qui ad Arezzo a presentare per il Giardino delle Idee il suo ultimo romanzo, con un titolo bellissimo. Buonanotte a te. Una dichiarazione d'amore, Sì, sì. sì. Allora, senti, te hai iniziato a scrivere in un momento difficile, nel 2012, della tua vita. Ci puoi raccontare come poi in questo corso di questi anni la scrittura ti ha cambiato e sicuramente ti ha fatto stare meglio? Beh, sì, ho iniziato in un momento davvero drammatico della mia vita, dico sempre un momento in cui si erano sommate una serie di sfighe, davvero brutte, che mi avevano portato, davvero in un angolo buio, da cui non sapevo come uscire. In un momento in cui avevo fatto anche dei pensieri molto brutti. E invece, ho trovato come dire, un raggio di sole, uno spiraglio di luce nella scrittura. Poi questa scrittura si è tradotta nell'aprire un blog e poi, insomma, tutto quanto quello che sapete, tutto questo quest'onda positiva mi ha portato poi a finire il romanzo, a parlare con degli editori, ad andare sui social e a pubblicare tre romanzi con Rizzoli, che sono poi stati tre bestseller, uno dopo l'altro. E quindi davvero una cosa meravigliosa, un sogno a cui forse non avrei potuto ambire in modo così grande e che mi ha fatto stare sicuramente meglio sotto tantissimi punti di vista, uno dei quali è quello che posso vivere di qualcosa che mi piace da morire e questo è un privilegio per cui ringrazio il cielo e tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui, cioè il mio pubblico, quella che io chiamo la mia famiglia virtuale. Ringrazio tutti i giorni e nello stesso tempo le mie inquietudini, quelle che ho insite, che ho avuto sempre dentro fin da bambino, sono rimaste in un modo diverso, ma certi buchi dico sempre che non vengono colmati né dai soldi né dal successo, non vengono colmati da nulla, possono essere tanto, come dire, compensati da tanto amore, che è quello che cerco sempre, insomma. Quindi la scrittura è stata una cura. E è una cura tutt'oggi, continua ad essere qualcosa che mi fa stare sempre bene, ma siamo sempre alla ricerca dell'amore, ecco. Allora, prima ti ho sentito nell'intervista che hai fatto prima e parlavi del potere della parola, no? Il potere dirompente della parola. E io ci credo molto perché spesso una parola dolce, tipo, come hai detto prima, tipo mandare alle stelle, una parola Cattiva. cattiva, ti fa andare giù, molto di più di uno schiaffo. E perché le parole hanno un peso enorme, enorme. E quindi posso capire te diciamo il piacere nello scrivere e nel relazionarti con la tua pagina Facebook che ha tantissimi, ha 380.000 follower e quindi deve essere piacevole raffrontarsi con una famiglia, non sono fan, con No, persone no, che ti seguono credo che che ti commentano e quindi ecco perché questo titolo bellissimo, Buonanotte a te, perché spesso sui social la sera si mette la frase e infatti. la frase dando la buonanotte, Sì, no? sì, sì, sì. Beh, diciamo, sì, il titolo è nato anche un po' dal fatto che nel romanzo precedente, tra l'altro, c'era Laura, che era una delle protagoniste E allora bacio, ho avuto un vuoto sul mio romanzo, che era anche usava una blogger, diciamo, e usava lasciare queste buonanotte virtuali al suo pubblico, piccolo pubblico, insomma. E era una cosa che a me piaceva tanto perché buonanotte a te mi sembra, come dicevamo prima, già una dichiarazione d'amore, no? Anche d'amore in amicizia, in qualche modo. Se una persona ti scrive buonanotte a te di sera prima di andare a dormire come messaggio, lo trovo come una carezza all'anima, una carezza, diciamo, alla tua anima. Quindi sì, è bello confrontarmi per tornare anche a quello che dicevi, con le persone che mi seguono, e con questa famiglia che mi ha preso per mano e mi ha portato davvero fino a qui. È bello confrontarmici, condividere esperienze positive e negative, ed è importante scegliere sempre le parole giuste, sia nel bene che nel male, perché comunque non ti nascondo che poi saper usare le parole anche da parte mia, in qualche caso,
in alcune relazioni, anche magari d'amore, in momenti in cui io mi sono sentito tradito, trattato male o cose del genere, io ho risposto con le parole, ho risposto con le parole e so benissimo che di essere arrivato a segno, ecco, perché comunque le parole dobbiamo usarle sempre in un modo consapevole, mai in modo cattivo, gratuitamente, dal mio punto di vista. No, non si taglia niente, non si taglia assolutamente Mai niente. tiru, come si dice. No, è la cosa bellissima, poi vuol dire che la cosa ti piace, Assolutamente. e quindi senti. Allora, già quest'ultimo romanzo è già un successone, tantissime, tantissime copie vendute. E se tu dovessi descrivere con una frase questo tuo ultimo romanzo per invogliare un po' il pubblico che non ti conosce, che non ti ha letto ancora, a avere voglia di acquistare questo tuo libro. Direi qualcosa che ho detto simile a qualcosa che ho detto prima, però magari la sviluppo un po' diversamente. Direi che nella vita anche le scelte più piccole contano tantissimo e possono cambiare le sorti del nostro futuro. Questo ancora di più in amore. Quando scegliete l'amore, poi proteggetelo. Grazie, grazie di essere Grazie a stato qui voi. con me in questi minuti. Bella Buona. l'Arezzo, bella l'atmosfera, l'Arezzo. Grazie, grazie. Ciao a tutti.